che la nonna ha nascosto le caramelle da qualche parte. Oh, ma è vuoto! Ehi, cosa c'è che non va? Voglio qualcosa da mangiare! Prova questa! Proprio quello che volevo! Niente caramelle prima di cena! Ti ho preparato delle deliziose patate! Patate? Hai bisogno di qualcosa di più goloso! Qui c'è tutto ciò di cui una ragazza in crescita ha bisogno! Wow, grazie! No, hai bisogno di una bella insalata verde! Ho le patatine e una bibita gassata! Ma è fighissimo! Io ho della frutta e della verdura! Ci sono così tante opzioni! Mangia le verdure! No, i dolci! Fermatevi! C'è solo un modo per risolvere questo problema e il miglior cibo vincerà! Sarò io il giudice! Hai appena fatto apparire delle parole dalle tue mani! Cosa sta facendo, Lizzie? È il momento della prima sfida! Andate! Oh, il gelato! Pensava fosse una sfida! Troppo facile! Vengo sempre preparata! Ah, questa sarà utile! Cos'altro abbiamo? Crema spalmabile al cioccolato! La mia bibita! Pensavo di averne di più! Oh beh, tanto vale finirla! Spero di ricordare il mio addestramento da ninja! Brava come sempre! Liam, dove è andato? È finita! Ti avevo detto avvisami prima di fare le tue mosse! L'ultima volta mi hai fatto un occhio nero! Eri in mezzo ai piedi, non devi metterti in mezzo! Facciamolo! Verserò la crema spalmabile sulla parte superiore della bottiglia e la ruoterò in modo che sia bella e uniforme! Ora devo lasciarla riposare! Sta venendo benissimo! Poi ho bisogno della panna! La riempirò fino in cima! Ora ho bisogno di un po' di condimento! Buoni i mirtilli! Devi avere anche un po' di frutta! Sono orgogliosa della mia creazione! Cosa ne pensi, tesoro? Sembra buono! Dov'è il tuo Liam? Guarda! Per prima cosa ho bisogno di un cono! E ora per la parte buona! Che ne dici, eh? Mi viene già l'acquolina in bocca! Prendiamo qualche cucchiaiata! Ottimo! Cosa ne pensi? Wow, Liam! Sembra buonissimo! Ne aggiungerò dell'altro! Non si può mai avere abbastanza gelato! Che mi dici? Lo adoro! Wow! È quello che pensavo! Allora mettiamocene un altro cucchiaio! Sta diventando complicato! Ma non ho ancora finito! Ora metterò gli sprinkles! È incredibile! E ho finito! Ups! Non hai visto niente, vero? Beh, che delusione! Ah! Bel tentativo, perdente! Scusa, Liam! Vince la nonna! Ben fatto! Hai sentito? Ho vinto! Disegnare è divertente! Cosa sta facendo? Non riesco a vedere! Lizzie, è pronto! Dovete farmi un hamburger! Bene! È meglio che inizi! Ho tutti gli ingredienti! Nient'altro che il meglio per la mia Lizzie! Facciamo questo hamburger! Inizierò con il panino! E un pomodoro, del formaggio e il prosciutto! E un altro panino! Sarà una torre! Wow, sembra delizioso! Ci metterò di tutto! E infine dell'altro formaggio! Beh, mi serve solo questo! Oh, meno male che non sono intollerante al lattosio! E infine il panino! Piano! È un capolavoro! È la creazione più bella che abbia mai fatto! Penso di essermi innamorato! Ma come faccio a batterla? Aspetta! Oh, questo lo terrò per dopo! Ehi, Lizzie, puoi passarmelo? Ah? Questo! Certo, perché no? Aia! Grazie, ma... intendevo quello! Oh, il Pop-It! Prendi? Grazie! È perfetto! Ho il Pop-It e una ciotola di orsetti gommosi! Scioglierò gli orsetti gommosi e li verserò nella parte del panino del Pop-It. Ora per le altre sezioni. Poi lo lascerò seccare. Penso che sia pronto. Adesso devo rimuoverlo con cura dal Pop-It. Grande. Non ho più bisogno di questo. Ora ho bisogno di un contorno di patatine fritte. Non voglio romperle. Non male, direi. E posso metterle in questa confezione. Ed è pronto. Mi piace. Cosa ne pensi, tesoro? Spero che tu abbia fame! Ma quelli sono dei dolci! È dura!
ed è un pareggio! Ben fatto! Mi sembra giusto! Mangiamo! La prossima sfida, un panino! Oh sì, posso farlo! Avrò bisogno di questo tostapane! Ottima idea! Lo prenderò io! Non puoi mangiare un panino senza pane! Ah, dov'è il mio tostapane? Non so proprio di cosa tu stia parlando! Shh! Io non ho visto niente! Non importa, ho questo! Andrà bene lo stesso! È proprio come stirare le camicie! E tendo anche a bruciarle! Voglio fare dei segni su ogni fetta di pane! Poi li stenderò! A Lizzy piacciono gli unicorni! È meraviglioso! Ora devo colorarli! Questa glassa andrà bene! Mi sento così artistica! Mi sto divertendo! Che bello! Userò colori diversi nelle diverse sezioni! Sta iniziando a prendere forma? Impressionante, eh? Huh? Suppongo di sì! Ma aspetta di vedere questo! Ho bisogno di alcune cose! Oh! Ho un'idea! Ehi, Lizzy, non dire nulla! Ma certo! Ok, è l'ora per il panino! Dove sono i miei coltelli? Li ha presi lei? No, non credo! Io non so nulla! Sei così immatura, nonna! Fa niente, ho questa siringa! Ho solo bisogno di tagliare qui! Così! Guarda qui! La spingerò nel pane e ritaglierò un cerchio! Farò lo stesso con gli altri ingredienti! Saranno tutti della stessa misura! Sembra di stare in fabbrica! Ora infilerò uno spiedino nel panino e spingerò lo stantuffo della siringa! Il panino sta uscendo! Devo farne degli altri! Dovrebbe bastare! Non male! Non è affatto male! Wow, sembrano buoni entrambi! Ma quello della nonna è il migliore! Woohoo! Vai nonna! Vai nonna! Voglio dire grazie, Lizzy! Chissà cosa ci sarà dopo! State per scoprirlo! Voglio qualcosa di magico! Questo sarà difficile! Non so cosa fare! Questo è il mio momento di brillare! Ti piace il mantello, nonnina? È molto affascinante, Liam! E ho anche una bacchetta! Impressionata? Wow! Che lo spettacolo abbia inizio! Credo di meritarmi un bel applauso! Sorprendente! Guarda adesso! Wow! Continua a guardare, abracadabra! E ora abbiamo del cioccolato! Non ci credo, sembra delizioso! Amo il cioccolato! Ah, ma non finisce qui! Ho questo delizioso piatto di caramelle e sta per subire una trasformazione magica! Bene, saranno ricoperte di cioccolato! In ogni caso, saranno molto gustose! Guarda come va! Esiste qualcosa di migliore? Ora per le altre! Ti piacerà! Caramelle e cioccolato! Buonissime! Che meraviglia! Questa è l'ultima! Ora prova a battermi! Questo è tutto? Non sai fare altro? Guarda e impara! Ho una bella mela croccante! Aspetta! Così? Va meglio! Ora vedi la mela? Questa è la parte più interessante, o meglio la parte più fredda! E la mela è congelata! Come hai fatto? Non posso rivelare i miei segreti! Ora ho bisogno del mio asciugacapelli! Sta iniziando a scongelarsi! Dovrebbe bastare! Spremiamola! Forza! Mi alleno tutti i giorni! Dovrebbe essere facile! Ora va meglio! Ed ecco le ultime gocce! Del succo di mela fresco! Fiu! Ricordami di non darti mai fastidio! Ups, serve una cannuccia! Abbiamo finito, Lizzy! Spero ti piaccia! Questa volta è facile! Liam vince questo round! Sì, hai sentito? Hai fatto del tuo meglio, nonnina! Grazie, Liam! Ma che buon odore! Mi merito un dolcetto! Goditelo! Io berrò il succo! Cosa ci sarà qui sotto? C'è solo un modo per scoprirlo! Oh, è un impasto! Aspettate, voglio che facciate questa! L'adoro! È ora di rimboccarmi le maniche! Mi sento come a casa! Inizierò impastando! Ok, posso farlo anche io! Ehi, è così soffice! Dovrei fare così!
Nonna, qualcosa non va. Non è facile come sembra. Continua a provare, tesoro. Sta venendo bene. Ora lo taglierò in sezioni. Dai, Liam, stai al passo. Ci sto provando. Sai, dovrei iniziare a giocare a scacchi. Wow, la nonna è un genio. Lo so, me lo dicono spesso. I pezzi hanno bisogno di una mano di vernice. Wow, sono così colorati. Cosa hai fatto? Smettila di ridere, nonna. Se usi un po' di immaginazione, sembrano dei pezzi degli scacchi. Io lo so. Devo fare un po' di shopping online. Ah, perfetto, grazie. Questo dovrà andare. Almeno ci sto provando. Li allineerò tutti qui. Scusa, Lizzy. Voglio che giocate tra di voi. Oh, va bene. Prepariamo la scacchiera. Questo è più divertente che realizzarla. Andrò io per primo. Tocca a te, nonna. Fammi riflettere. Ho pensato che l'avresti fatto. Sei caduto nella mia trappola. Oh, lo credi sul serio? Bella mossa. Sta diventando intenso. Guarda, questi li prendo io. È come prendere le caramelle a un bambino. Oh no, cosa farò? Guarda. Guarda quanti ingredienti. Togliti di mezzo. Questo posso usarlo. Cos'è stato? La nonna ha preso tutto. Dovrò accontentarmi. Cosa? Che profumo. Non sai con chi hai a che fare. Ah sì? Guarda qui. È il momento di una sfida culinaria. E va bene. Dove siamo? E tu chi sei? Nonna, sei così sciocca. Sono Claire, tua nipote. Scusa, tesoro, è l'emozione. Cosa stai facendo ora? Perché hai una bambola? Questa è Barbie. È la mia migliore amica. Ho qualcosa per te. Provateli. Sei così bella. Sembro un idiota. Cominciamo. Uova. Non me lo aspettavo. Cosa posso farci? Ci sono così tante opzioni. Ah, ci sono! Avrò bisogno di un pentolino. Metto a bollire al dell'acqua. Poi ci metto l'uovo. Mi sento generosa. Mettiamocene altre. Poi due fette di limone. Lascio cuocere. Intanto metto delle barbabietole in una ciotola. Un goccino d'acqua. Poi frullo. Potrebbe schizzare un po', ma voglio fare un purè. Le mie uova sono pronte. Rimuovo il guscio e poi le unisco al purè. Le muovo un po' per assicurarmi che siano coperte. Wow, guarda che colore! Metto in friga per circa 3 ore. Il tempo vola davvero! Tiriamo via le uova. Ho eliminato il purè di barbabietola in eccesso. Ora posso tagliarle a metà. Hanno un aspetto fantastico! Non ho mai visto uova simile. E so che il sapore sarà ottimo. Assaggiamone una. Non posso più aspettare. Me le voglio proprio gustare. Andiamo! È un innovazione fantastica! Sono piena di te, cara! Ok, è il mio turno. Ah? Sono uova di quaglia! Sono minuscole! Che ci faccio? Aspetta, mi è venuta un'idea! Meglio che mi metta al lavoro! Avrò bisogno di questo involucro per salsicce! Sì, andrà più che bene! Lo metto in verticale e ci verso dentro le uova! Una dietro l'altra! Questa è l'ultima! Sono un sacco di uova! Ora stringo qui e sigillo il tutto con dello spago. Ora devo cucinarle. Metto in una pentola con dell'acqua bollente. Non ci vorrà molto. Penso che ci siamo. Metto la caramella su questo piatto a raffreddare, poi rimuovo l'involucro. Aspettiamo. Accidenti, mi è venuta una fame. Assaggiamo. Che bontà! Ho un talento naturale in cucina. Se lo dici tu, vuoi un uovo, Barbie? Buono, eh? Potrei mangiare tutto il giorno. Adoro l'ora della merenda. È il mio momento preferito. Non c'è niente di meglio. No, ho finito le patatine. Questa è un'emergenza. Codice rosso. Ah, cos'è questo rumore? Miles è nei guai. Ho tanta fame, nonna. Non preoccuparti, tesoro. La nonna è qui. Attivare super nonna. Ti prepareremo qualcosa di delizioso. Wow, è pazzesco! Al lavoro! Che ne dici di un gustoso panino? Lo farò più speciale del solito.
e io farò una torta. Ecco qua, torta di mele fresca di forno. Wow, guarda quanto cibo! È fantastico! Farei qualsiasi cosa per te. E io ho ancora delle caramelle! Oh no, non ci provare! Mi prendi in giro! È il momento di una sfida culinaria! Andiamo! Ho fatto un errore enorme! L'atterraggio poteva andare meglio! Miles, sei cambiato! Non essere sciocca, nonna! Sono io, Claire, tua nipote! Oh, lo sapevo, giuro! Sarà divertente! Chissà cosa c'è qui sotto! Wow, voglio andare per prima! Ok, ok, vai pure! Mmm, cioccolata! Aspetta, cosa? C'è un insetto gigante nel tuo piatto! Oh, è enorme! Siamo sotto attacco! Nonna, smettila! Metti giù il mattarello! L'ho preso? Hai schiacciato le mie barrette! Guarda! Hai solo gli occhiali sporchi! Eh? Oh, giusto! Lo sapevo! Mi dispiace, tesoro! Non c'è problema! Aspetta, ho un'idea! È ora di mettersi al lavoro! Verso della panna in una brocca! Non me ne serve molta! Poi aggiungo del latte condensato, così, perfetto! Passiamo alla parte successiva. Ho messo le barrette schiacciate in un bicchiere verso il composto di panna negli involucri, fino al bordo. Poi ho bisogno di bastoncini per ghiaccioli. Ne metto uno in ogni involucro. Ora posso congelarli. Ed ecco dei gustosi gelati. Proverò prima questo. Non sto più nella pelle. Adoro i gelati. Wow, sembra delizioso. Non vedo l'ora di provarlo. Sarà cremoso e cioccolatoso. Che combinazione! È davvero buono! Non sono mai stata così felice! Ok, è il mio turno! Ho delle banane! Che ci faccio? Fammi pensare! Aspetta, ci sono! Non c'è tempo da perdere! Sbuccio e taglio a metà le banane! Non preoccupatevi, non ho finito! C'è ancora molto da fare! Inserisco un bastoncino per ghiaccioli nella banana! Ma non fino in fondo! Ho riempito un bicchiere di burro di arachidi! Ci immergo la banana, coprendola per bene. Proprio così. Ho anche sciolto del cioccolato. E ora faccio la stessa operazione. Voglio coprire tutto. È il momento della fase successiva. Rivestiamo con delle arachidi sminuzzate e infine congeliamo. Finalmente è pronta da mangiare. Wow, è stato facile. Vediamo com'è. È dolce, croccante e fresca allo stesso tempo. Eh? Che cosa hai detto? Oh, ne voglio una! Sono certa che ti piacerà un sacco. Tieni, assaggia! Ah, sto creando un capolavoro culinario. Sarà una delizia per i sensi. Sono un genio. Sinceramente mi sorprendo di me stessa. Ehi, attenta! Che cosa hai fatto? Ups! Fuori dalla mia cucina! Dovrò ricominciare da capo. Per fortuna ho un grande talento. Non dovrebbe volerci molto. Zia, quel concerto era da sballo! Mi stai prendendo in giro! Tanto sembrava già una schifezza! Perché continua a succedermi? Che rabbia! Aspetta, so cosa fare! Darò loro una bella lezione! È il momento della rivincita! Cos'è successo? Ehi, amica mia! È una sfida di cucina! Sei pronta? Facciamola finita! Un hot dog! Poteva andare peggio. Wow, hai visto? Cosa? È uno scherzo. Ah, che buono! Sembra promettente. Cominciamo. Non vedo l'ora. Ah, ma dai! Ta-da! Che stai facendo? Guarda qui. Avrò bisogno di un po' di pasta. Sto per sconvolgerti. Non verrò mai a cena da te. So cosa sto facendo. Metto gli spaghetti così. No, non posso guardare. Me ne servono molti di più. Che ne pensi? Che sei tutta matta. Non preoccuparti, devo ancora cucinarlo. Andiamo in pentola. Lascio il wurstel fuori dall'acqua. Voglio solo far bollire gli spaghetti. Non dovrebbe volerci molto. Penso che ci siamo. Posso toglierlo ora? Lo metto su questo piatto, ma non ho finito. Ora spennello con dell'olio per rendere gli spaghetti belli lucidi. È come uno shampoo per la pasta. Poi inizio a intrecciarli. Una ciocca per volta, in questo modo. Poi aggiungo un volto. Ho fatto un vestito con una fetta di formaggio. Ora posso metterlo nel panino.
Mettiti comoda. Ecco, un hot dog super adorabile. Quasi dimenticavo il ketchup. Così va meglio. E un filo di senape. Ho finito. Sono proprio soddisfatta. Che ne pensi? Mai visto un hot dog simile? Cucicu. Cioè sì, non è male. Ti ho sentita, sai? Ok, è il mio turno. Cosa me ne faccio di un cetriolino? Ah, lo metto su questo piatto. Ora dovrò fare un taglio. Non vado fino in fondo. Questo sarà il mio panino. Metto il wurstel al centro. Un po' sembra un hot dog, dai. Aggiungo il ketchup e la senape. Non è molto, ma lo mangerei. Anzi, me lo gusterò proprio. Vieni qui. Ho la colina in bocca. Gustoso. Ha un bel aspetto. Oh sì, è proprio buono. È croccante, dolce e saporito. Lasciane un po' anche per me. No, come vuoi, tanto al mio. No, non farlo! Chissà cosa ci sarà dopo. Possiamo sbrigarci? La ruota sta girando. Ecco che arriva. Oh, patatine! Cos'è questa roba? Pensavo ci avrebbero dato delle patatine. Devo farmele da sola. Wow, un'anguria! Non me lo aspettavo. Però non so che farci. Qualche idea? Veditela da sola. Fammi pensare. So cosa fare. Guarda e ammira. Pelo e schiaccio le patate. È stato veloce. Aggiungo un po' di sale. Sarebbero piuttosto noiose senza. Poi un cucchiaio di amido di mais. Ora schiacciamo. È una sensazione strana. Metto le patate in un sacchetto e poi vado a stendere per avere uno strato uniforme. Tolgo il sacchetto e taglio il purè a strisce, più o meno dello stesso spessore. Così cuoceranno in modo uniforme. Ora arriva il difficile. Cosa c'è che non va? La sicurezza prima di tutto. È davvero necessario? Oh sì, sto per friggere. Augurami buona fortuna. Stanno cucinando. Così dovrebbe bastare. Non voglio che siano troppo croccanti. Ci metto sopra del ketchup. Wow, hanno un aspetto fantastico. Sono abbastanza soddisfatta. Non vedo l'ora di provarle. Questi non servono più. Cosa sto aspettando? Invidiosa? Sono deliziose. Davvero? Sono spettacolari e bollenti. Mi sono pelata la lingua. Ok, credo che sia meglio mettermi al lavoro. Avrò bisogno di qualche fragola. Le porti sempre in giro? Sì, perché? Le metto nel frullatore con qualche foglia di menta. Poi aggiungo del latte. Sarà fantastico. Aggiungo una goccia di miele. Non troppo. Così è sufficiente. E adesso frulliamo. Mi piace questa parte. Voglio che sia bello liscio. È perfetto. Lo versi in una ciotola. Guardate che colore. Torniamo all'anguria. La devo affettare e ho proprio quello che serve. Guarda qui. Ups, tasca sbagliata. Fai finta di nulla. Ecco cosa cercavo. Ehi, calma. E va bene, qui serve una professionista. Fai quello che sai fare. Yeah! Pow pow! Che cosa sta succedendo? Queste mani sono armi. E questo è per te. Spero ti piaccia. Il mio lavoro qui è finito. Ci vediamo. Grazie per l'aiuto. Bene, assaggiamo. Patatine fritte e ketchup alla fragola. Gnam! Ok, sembra davvero buono. Te ne lascio un po'. Aspetta, ho cambiato idea. È troppo buono per dividerlo. Come se mi importasse. Ho ancora delle vere patatine. Oh, sono come la lava. Che ridere. Ouch! Ehi, mamma. Ma dov'è? Ho fame, voglio mangiare qualcosa. Beh, a quanto pare devo cavarmela da sola. È ora di saccheggiare il frigorifero. Vediamo cosa c'è di buono. Non troppo. Ah, che delusione. Una food challenge? Beh, diamogli una chance. La mamma è la mamma. Io cucino da quando eri in fasce. Fatti sotto. Whee, troppo divertente. Pronte per una challenge?
Per prima cosa abbiamo un dessert delizioso. Questa è l'immagine. È facile. Di solito lo compro al supermercato. Dovrei avere qualcosa proprio qui in borsa. Oh, marmellata, perfetto. Sarà buona e dolce. È una bella teglia. E l'impasto. Me lo porto dietro per le emergenze e non si sa mai dovessi averne bisogno. Iniziamo con l'impasto. Lo metto nella teglia. Ho un trucchetto per farlo. Non ve lo aspettavate, eh? E ora passiamo alla marmellata. Mi sta venendo l'acquolina in bocca. Devo spalmarla per bene. Sto venendo bene. E ora ci metto sopra le strisce di impasto. Inizio con le strisce orizzontali, dopodiché quelle verticali. Effetto grata. Pronta per il forno. Torno subito. Voglio farla cuocere finché non è dorata. La tengo d'occhio. Sembra facile come la fa lei. E io cosa posso fare? Aspetta, idea. Qui ho un panino. E della panna spray. Le torte non devono essere tutte per forza belle. L'importante è che il sapore sia buono, no? Ci metto sopra la panna spray. Voglio coprire il pane. E poi aggiungo delle codette. Per dare un tocco di colore, ecco. Sembra già bella. Ti prendo in giro, è semplicissima. Ma ancora per poco. Mi serve una mano. Amo questa discoteca. Chi mi cerca? Mi senti? Pronto? Non sento nulla. Che succede? Boom bish boom. Spero sia qualcuno di importante. Scusa, mi serve il tuo aiuto. Serve un tocco di stile. Cos'è questa roba? Vabbè, sei fortunata. Sto per sorprenderti. Guarda qua. Eh? Che succede? Wow, è magnifica! Perfetto! Grazie mille! La mia torta è pronta! Ha un odorino! Cosa? Ma questo è un unicorno? Mi sono di nuovo dimenticata di prendere le medicine! Ehi, vecchietta, è da maleducati fissare la gente! È vero? Ah! No! Guarda che hai combinato! La torta! Oddio, che disastro! Boh, devo scappare! Si è rovinata! È tutta colpa dell'unicorno! Forse posso ancora salvarla! Ci ho lavorato così tanto! Posso servirla, Lizzie? Oh! Oh, che peccato! Mi dispiace un sacco! Aspetta! Psst. Ecco qua! Eh? Che stai facendo? Che cosa carina! Grazie, tesoro! Una torta spettacolare! Ah, adoro il lieto fine! Avete vinto entrambe per me! Davvero? Wow! Ce l'abbiamo fatta, dolcezza! Ok, ci siamo! Voglio che facciate una pizza! Non ne sono sicura! Potrebbe essere difficile! Mi servono un po' di ingredienti! Ho già tutto ciò che mi serve! Vediamo! Ah, sicuramente mi serve l'impasto! Devo stenderlo! Per fortuna ho un mattarello! La dimensione è perfetta, un lavoro impegnativo. Non riesco a tenere gli occhi aperti. Oh, e poi? Oh, la salsa! Che pizza è senza la base di pomodoro? Per la mia uso il ketchup. Per essere più veloce, lo metto direttamente sull'impasto, così. Non avrei dovuto fare serata ieri. Che sonno! Dai, forza, devo finirlo! Dormirò dopo. Ora aggiungo il condimento. Dov'è il formaggio? Ecco qua! Magari dopo posso farmi un pisolino. Oddio, che strani gli ingredienti! Sai cosa stai facendo, vero? Shh, tesoro, devo concentrarmi! Chiudo gli occhi un attimo, mi riposo. Ehi, sveglia! Yuhu! Sveglia, sveglia! Apri gli occhi! Potrebbe dormire ovunque. Ok, lasciamo dormire la bella addormentata. Devo fare una pizza. Non è mica facile. Potrei usare questo. Nessuno mi ha vietato di usarne una già pronta. Aggiungo i condimenti e poi in forno. Un'ottima idea. Devo essermi appisolata. Oh, la challenge! Ma perché vedo tutto appannato? Dove sono i miei occhiali? Spero di non averli persi di nuovo. Saranno in giro da qualche parte. La pizza è pronta e sembra deliziosa. Lizzie la adorerà.
Stai bene? Non vedo nulla! Che stai facendo? Ti aiuto! Come farei senza di te? Molto meglio! Oddio! La pizza! Io ho provato ad avvisarti! La mia è pronta, Lizzy! Oh, io non l'ho ancora fatta cuocere! È scaduto il tempo! Della nonna non ne sono sicura! Assaggiala però! Scusa, tesoro, mi sono addormentata! E mamma! Questa sì che è una pizza! Hai vinto tu! Sì, lo sapevo! Ho finito il disegno! Dovete fare dei biscotti! Cosa? Non so da dove iniziare! Forse se... oppure... aspetta, forse so come fare! Sì, bene! Devo fare un ordine! Wow, veloce! Grazie, iniziamo! L'importante è come vengono presentati! Ta-da! Che ne pensi? Mi prendi in giro! Perché? Che c'è di male? Ovviamente non avevo finito. Assaggiamone uno. Sono deliziosi, davvero deliziosi. Mi è venuta un'idea. Separo i biscotti e il ripieno. Faccio lo stesso con un altro biscotto. Poi li metto uno sopra l'altro. Doppio biscotto, doppio gusto. Aspetta, forse posso... Sì! Farò un biscotto gigante. Metto le parti cremose del biscotto... Una sopra l'altra, chissà quanto posso farlo grande. Ok, basta, non vorrei cadesse. Sopra ci metto un biscotto. Wow, una torre! Beh, credo sia ok. Hai fatto del tuo meglio. Ma ancora non hai visto nulla. Fidati di me. Devo di nuovo cercare in borsa. Ma? E questo da dove viene? Alleniamoci un po'. Oh, ehi, topino! Queste cose non mi servono. Aspetta, cos'è questo rumore? Sono seduta su qualcosa. Come ci sono finiti qua? Ma non mi lamento. Metto i biscotti rotti in una ciotola. E poi aggiungo un cucchiaio di burro d'arachidi. E ora un po' di latte. Non me ne serve tanta, ecco così basta. Voglio fare una specie di impasto. E poi vado a lavorare facendo delle palline. Li metto su una teglia. E ci verso sopra del cioccolato squagliato. Saranno buonissimi. Prima che si asciughi ci metto le codette. Saranno dolci, morbidi e gustosi. Ok, ho finito. Ok, sembrano buoni. Ma questo è un capolavoro di architettura. E ora sta a te, Lizzy. Grande, ok. Interessante. Sembrano buoni, nonna. Grazie, tesoro. E mamma? Ok, ora puoi dire che ho vinto io. Wow, certo che hai vinto tu! Sul serio? Perché? Ok, ecco la prossima challenge. Una torta perfetta e che sia anche buona. Pensavo fosse una challenge. Come si vanta? Devo prendere un po' di cosine. Che bello uscire. Ciao tesoro! Sta andando al supermercato. Io userò il telefono. Vediamo. No. Ok, perfetto. E ora aspetto. Ti stai davvero guadagnando il pane oggi? Diamo un'occhiata. Eccoci qua. È stato facile. È stato facile. Aggiungo un tocco personale. Un po' di cioccolato ci starà benissimo. Wow, che artista! Dammelo per favore! Che bella gita al supermercato. Credo di avere tutto. Tu non hai visto niente? Non mi preoccupa. Io ho un bel lasso nella manica. Inizio con una pera. Mi serve una padella. Vedrai, ti piacerà. Taglio la base. Poi metto la pera. E piego l'impasto. Poi taglio i bordi a zigzag. Voglio che venga dorato. E ovviamente non posso dimenticare il cioccolato. Ce n'è per tutti. Ho finito. Com'è? Preferisco la mia. Ecco qua, Lizzy, spero ti piaccia. Sono belli. Che ne pensi del mio piatto? Wow, magnifico! Vince la nonna! Era fuori questione.
questo è il round finale. Stavolta preparerete un gustosissimo panino. Oh wow, posso farcela! Ho qui un piatto con degli ingredienti freschi. Guarda! Non c'è tempo da perdere! Da dove inizio? Aspetta, posso avere il pane? Cosa? Vuoi questo? Ok! Mi serve anche il würstel. E il formaggio. Nessun problema! Aspetta, questo è tutto quello che abbiamo! Cosa devo farci? Ecco cosa ottengo ad essere gentile! Vabbè... Aspetta, forse... questo potrebbe funzionare! Metto il formaggio direttamente sulla carta forno, poi metto in forno! Aspetto che il formaggio si squagli! Guarda che bolle! Ok, può uscire dal forno! Quando si raffredda, metto il prosciutto e l'insalata! Poi pomodori e cipolle! E ora posso arrotolare dolcemente, come un burrito, ecco! Lo taglio a metà! Sembra proprio buono! Come nel disegno di Lizzy! Speriamo le piaccia! Come ha fatto? Devo sbrigarmi? Oh, mi è venuta un'idea! Metto il formaggio sul pane, poi il würstel, arrotolo il pane attorno al würstel, poi... uso dei bastoncini di legno per fissarlo, poi lo taglio così. Intingo nell'uovo. I pezzi devono essere ben ricoperti. Poi lo passo nel pan grattato e lo friggo nell'olio. Aspetto finché il pan grattato non diventa dorato. E servo con salsa ed erbette. Ho sempre voluto preparare questo piatto. È il meglio che sei riuscita a fare. Lizzy, è ora di decidere chi vince. Che noia. Che odorino, mamma. Non vedo l'ora di mangiarli. Ma, guarda qua. Wow, ottimo lavoro! Vinci tu, nonna! Wow, ma che bella giornata, vero? E avere la giornata libera la rende ancora migliore! A proposito di cose belle... conosco quel rumore? Cosa? No, è mio! E dai, ce n'è abbastanza! Guarda cosa hai fatto! Adesso nessuno lo mangerà! Ma cosa sta succedendo? Wow! Ma dove siamo? Sembra un paradiso di cioccolato! Guarda questa! Possiamo mangiare? Ma che buon odore! Sì, è cioccolato al latte! Ma cos'altro sento? Proviene da qui! Sono delle cipolle! Saranno più buone con il cioccolato! Mi viene da vomitare solo a pensarci! E io? Wow! Marshmallow! Ma che meraviglia! Un enorme marshmallow, tutto per me! Ehi! Ce ne sono abbastanza per entrambe! Vedi? Ma mi servono per fare questo! E dai, infilatevi! Con le narici. Ecco. Adesso non sento più la puzza. E posso ricoprirle. Com'è cremoso questo cioccolato. Pensi che farà schifo? Allora le immergerò di nuovo. Sembrano buone. Ti giuro, si sente solo il cioccolato. Non posso guardare. In realtà non è poi così male. Qualcosa mi dice che i marshmallow saranno molto più buoni. Ho già l'acquolina in bocca. Eh sì, non sa per niente di cipolla. Beh, perché perdere tempo? Ho così tanta sete. Non dovrei metterci molto. Facciamo il pieno. Basta così. Non è bellissimo? Quale mangio per primo? Beh, li metto insieme. No! Mi sono schizzata con il cioccolato! Quanto è volato! Vabbè, può succedere, giusto? Beh, almeno hai un delizioso snack! Non ancora!
Ok. Ma che strano. Di certo non va col cioccolato. Insomma, è un frutto, no? Forse sarà un po' come con le fragole. Voglio ricoprirlo per bene. Potrà mai essere tanto male? È ricoperto di cioccolato. Ah, ma la buccia è dura. Non si sente nemmeno il... Oh, ma si sente! Ed è così aspro! Beh. A me servirebbe qualche salsa, ma il limone va bene. Ah. Ehi, ma cosa ci vuoi fare con quello? Questo sì che è appetitoso! Ma non con il cioccolato! Diamoci dentro, cosciotti! Ma guarda quanto cioccolato! Ho già mangiato delle coscette così! E ne ho così tante! Ci vorrebbero delle noccioline sopra! Ma Claire è impazzita! Stupendo! Tutto per me! Non le mangerà mica! Sì, lo sta per fare! Sembra quasi la salsa mole! Potrei mangiare il secchio intero! Claire! Ma quanto pollo ti sei messa in bocca? Mangerei persino le ossa! Ok, ancora una! Due cosce in arrivo! Ma sei un animale! Un animale affamato! Claire, ma non sei sazia? Credo di essere arrivata al limite! Forse dovresti fare una pausa! Che schifo! Tocca a te! No, a te! Insisto! Ah, bene! Questa torta è tutta per me! Ma entra nella fontana! Ah. Capito! Saluta questa mini me! Carina! Tu metti qui! Grazie a questa barriera posso versarci il cioccolato! E dai, entra! Ci siamo quasi! Forse se mi sposto un pochino! Adesso va meglio! Perfetto! Minimè, attenzione! È un alluvione di cioccolato e non si muove, vedi? Ma cos'è una torta senza questi? Pioggia di confetti! Oh, ma com'è divertente! E ora è quasi pronta! Tolgo e faccio colare! Non è figo? È la torta più figa mai vista! Sembra professionale, eh? Ed è stato semplicissimo! Ne vuoi un po'? Io di sicuro sì! I cucchiai sono perfetti per le torte! Ma guarda! Fammi spazio, ti spiace! Di cosa sa? Di paradiso! Cosa pensi ci sia sotto la mia? Che me ne faccio di una tortilla? Mi servirà uno spalmino! Basta un piccolo taglio! Beh, e ovviamente il cioccolato! Sì, così, nella tortilla! Me ne serve parecchio! Adesso la parte divertente! Ma prima devo spalmarlo come fosse una torta! Ci siamo! Ora che è pronta, entrino i veri protagonisti! Ed ecco i dolci! Comincerò dai marshmallow, ma li metterò solo su un quarto! E poi ci vogliono gli M&M's! Sembrano buonissimi! E queste invece... Io ne prenderò un bel po'! E ora i gommosi! Ecco qua! E adesso guarda! Basta piegare ogni parte e avrai una tortilla a più strati! Accidenti! Una bomba di zuccheri! Devo mordere tutti gli strati! Missione compiuta! La genialità ha un ottimo sapore! Dopo questa sarò iperattiva! Buon appetito!
Facciamolo! Ta-da! Lara ha avuto una gran fortuna! La ciambella sembra buona! E il cioccolato la renderà migliore! Sì, sembra molto più buona adesso! Si scioglie davvero in bocca! Ma non è giusto! A meno che... mentre lei è distratta dalla ciambella, io scambierò quest'uovo con questo! Cioccolato su cioccolato? Mica male! Sì, sarà troppo buono! E fortunatamente io sono fan del cioccolato! E non si vede che l'uovo è finto? Vieni da mamma! Vuoi veramente mangiarlo? Al centro c'è della crema! Ma Claire non deve saperlo! Che schifo! Se vuoi puoi mangiare questo qui! Ok, lo assaggerò! Dai, mica farà così schifo, no? Sarà troppo divertente! Così va bene! Nasconderà il sapore dell'uovo! Lo sta facendo davvero! Sì, è strano! Ma non è malvagio! Non posso credere di non averlo mangiato prima! Non me l'aspettavo! Ah, io mi terrò il mio! Ah, che vita! Il sole splende, mi sto abbronzando! Ah, credo di aver parlato troppo presto, che cos'è successo? Oh, wow! Spero che tu abbia fame! Adesso sì! Ottimo, perché questa cosa è pesante! Oh, attenzione! No! Mayday, mayday! Oh, no! Cosa? Dove siamo? Ho i popcorn nei capelli! Colpa mia! Perché non vai tu per prima? No, tu! E va bene! Wow, guarda qui! È zucchero filato! Tanto zucchero filato, eh! È così colorato! Wow, che fortuna! Assaggiamo! È come tenere in mano una nuvola! Dolce e gustosa! È davvero buono! Lo adoro! Sono così felice! È così soffice! Potrei mangiarlo tutto il giorno! Niente potrebbe rovinare questo momento, questo è il massimo della vita! Leo, fermati! Cosa? Col cavolo! È troppo buono! Dico sul serio, Leo! Ne voglio ancora! Eh? Dov'è finito? C'è una pozzanghera al posto del mio zucchero filato! Che stregoneria è questa? Sei stata tu! Sei sempre stata gelosa del mio zucchero filato! Cosa? No! La vita può essere così crudele! Wow, la sta prendendo proprio male! Comunque tocca a me! Ah, non me lo aspettavo! Ma non mi lamento! Posso farmelo anch'io! Cominciamo! Metto il bastoncino nella macchina e lo muovo in questo modo! Ehi, eccolo! Sto preparando lo zucchero filato! Non è venuto grande come pensavo! Stai ancora piangendo? Voglio la mamma! C'è una sola cosa da fare! Leo, questo è per te! Cosa? Tieni, prendilo! L'hai fatto tu! Wow, grazie, Lexi! Sei la migliore! Spero ti piaccia! È piuttosto buono! Che ne pensi? Delizioso! Ma devi farne di più! Che fragola succosa! Non vedo l'ora di provarla! L'ho vista prima io! Via! Troppo lento, Leo! È mia! È così fresca! Guarda qua, è minuscola! Ma ho la soluzione! Devo farla più grande! Stai indietro, Lexi! Questo è un lavoro da professionisti! Usiamo questa! Funzionerà sicuramente! L'ho visto nei cartoni animati e i cartoni animati non mentono mai! Io non ci credo! È davvero più grande! Te l'avevo detto! Leo, credo che dovresti fermarti! Cosa è successo? Beh, è stato forte! Che emozione! Lo so!
Uno, due, tre. Ho vinto! Woohoo! Vediamo cos'ho. Wow, è un distributore di gomme da masticare. Sembra fantastico. Ne voglio una. Spingo la leva verso il basso. Non vedo l'ora. Spero che il sapore sia buono. Proviamo. Buona. Tocca a te. Finalmente. Vediamo di cosa si tratta. Wow, guarda! Che sorpresa! È un rotolo gigante di gomma da masticare. È davvero enorme. Assaggiamo. Potrebbe volerci un po' per mangiarlo tutto. Ma ci proverò. È così gommoso. Beh, è buono? Rallenta, Lexi. È troppo buono. Faccio un pallone. Guarda. Mi sono esercitata. Basta così, Lexi. Lexi, fermati. Addio, Leo. Cosa? No, torna indietro. Ti salverò. Ne farò una anch'io. Oh, forse no. Io soffro di vertigini. Fai qualcosa, Leo. Tirami giù subito. Puoi contare su di me. Ok, voi non deludetemi. Siete la mia unica possibilità. Me ne serviranno parecchi. Avanti, mastica. È l'ora dello spettacolo. Posso farcela. Tieni duro, Lexi. Sto arrivando. Wow, che vista. Ehi, amica mia, è un piacere incontrarti qui. Cosa sta facendo quell'uccello? L'atterraggio è stato un po' brusco, ecco perché non mi piace volare. Cioccolato! Vai tu per primo. Se lo dici tu. Wow, non è possibile, quanti lecca-lecca. Starò mica sognando. Inizierò con questo. Questo mi dà un'idea. Ehi, Lexi? Non penso proprio. Mamma, che imbarazzo. Valeva la pena provare. Allora lo farà lui. Wow, bacia proprio bene. Tu non sei normale, tocca a me. Cos'è, uno scherzo? Sono minuscoli. Oh, beh. Oh, sono così appiccicosi. Lasciatemi, che fastidio. Aspetta. Ho un'idea. Cospargo di brillantini le mie unghie e aggiungo altri lecca-lecca. Davvero adorabile. Come rendere la manicure divertente? Le mie unghie sono super luccicanti. Penso di aver finito. Le adoro. Sono incredibili. Quasi buone da mangiare. Che ne pensi, Leo? Noioso. Ai! Ma cosa... Aspetta, so cosa fare. Andiamo. Metto i miei lecca-lecca in una pentola. Poi accendo il fuoco. Voglio che si sciolgano, proprio così. Ha un ottimo profumo. Diamo una giratina. Non voglio che si bruci, voglio che si trasformi in sciroppo. Credo ci siamo. Rimuovo i bastoncini e verso tutto nello stampo. Non voglio rovesciare nulla. Aggiungo un bastoncino per ghiaccioli e lascio che si raffreddi. Ed ecco un mega lecca-lecca. Guarda, è splendido. È il lecca-lecca più grande di sempre. Davvero impressionante. Chissà com'è. Ehi, smettila di fissarmi. Io ho i miei. Buono. Che cos'è stato? Wow, hai visto? Ce l'hai sulla lingua. Mi piace. Lexi, devi provarlo. Wow, che bella torta che ho fatto. Ora devo solo aggiungere degli sprinkles. Che meraviglia. Hai sentito? Dobbiamo avere quella torta. Wow, guarda. Sembra deliziosa. È davvero buona. Ragazze, basta così. Adesso vi darò una bella lezione. Che succede? Adesso lo scoprirete. Vai tu per prima. Come sei gentile. Wow, dei muffin. Che buon odore. Chissà cosa troverò io. Non c'è niente. Che delusione. Vabbè, che ci puoi fare? Aspetta, qualcosa non mi torna. Ero certa che ci fossero tre muffin. Credo di sapere cosa sia successo. Non so di cosa parli. Non devo masticare così forte. Com'era buono. Emma, ma tu hai... Che diavolo? Ma non può essere. Di nuovo, ma come? Non guardare me. Smettila. Oh no, non credo proprio. Quel muffin è mio. Scudo attivato.
Ah, c'ero quasi. Adesso che dovrei fare? Immagino che non mi rimane altro che cucinare. Mi serviranno un po' di ingredienti. Fortunatamente sono sempre preparata. Ok, facciamolo. Inizierò rompendo le uova. Lo sai che i gusci non ci vanno, vero? Lo so quello che faccio. Ehi, occhio! Ah, hai detto qualcosa? Ok, è ora di mescolare. È la parte più divertente. Metti giù quella frusta! Che fatica, ma ne è valsa la pena. Eva, che ne pensi? Penso che mi devo fare una doccia. Wow, non male. Molto meglio del mio piccolo muffin. Devo fare qualcosa, ma cosa? Oh, povera Eva. Ehi, poverino, è così patetico. Eva, prendi. Eh? Ma che cos'è? Usala sul tuo muffin. Oh, ho capito. È perfetto. Inizierò a decorare il muffin partendo dai bordi e mi farò strada fino in cima. Adesso è molto più carino. Come? Ma è fighissimo! Devo fare qualcosa anch'io. Spremerò questa mela sopra la crosta. Che bel colore! E adesso aggiungerò degli sprinkles. Mi piace! Adesso devo solo spianare la mela. Il tempo sta per finire. Ci siamo, fermatevi. Wow, appena in tempo! Papà, guarda! Ottimo lavoro, Eva! E tu, Emma, cosa hai fatto? Spero ti piaccia! La scelta è ardua. Vincete entrambe! Wow, sul serio? Levati! Guarda! Quale dovrei scegliere? Fermatevi! Non dovete toccarli! Aprite i vostri copripiatti! Ma io voglio uno di quei quadrati! Facciamolo e basta! È un pop-it! Adesso posso prendere un quadrato. Prendi pure, tesoro. Finalmente, che emozione! Penso che prenderò questo. Ah? Cos'è? Aspetta, ma è wasabi! Oh, ma che figata! Voglio assaggiarlo. Non male. Credo di aver fatto un grosso sbaglio. Ah! Acqua, vi prego! Oh! Io non ne ho. Credo che sceglierò... questo. Cosa ho ottenuto? Oh, zucchero filato, che bello! Oh, devo starnutire! Giù! Oh, dove è finito lo zucchero filato? Phew, com'era piccante! Ok, tocca a me! Cosa? No! Ehi, ci è capitata la stessa cosa! Beh, io non mi lamento! Adoro il cioccolato! Lo spezzerò e i diversi pezzi li appoggerò sopra il pop-it! Voglio che sia completamente coperto! E basta, non farai altro! Guarda, userò il mio asciugacapelli per sciogliere il cioccolato, ok? Sembra veramente delizioso, voglio provarci anche io! Così dovrebbe andare, ora voglio aggiungere un po' di colore. Userò una goccia di colorante alimentare e userò un bastoncino di legno per amalgamarlo. Ragazze, state andando alla grande! E ora dobbiamo solo aspettare. Sarà pronto? Forza, per me vanno bene! Vediamo! Wow, che figata! Guarda il mio. Facciamo vedere a papà. Guarda! Davvero impressionante. Eva, mi piace molto. Ok, Emma, fammi vedere il tuo. Sì, ottimo lavoro. Ed è ancora un pareggio. E ora possiamo mangiarli. Apriamo insieme. Ah, delle uova. Io volevo delle caramelle. Ma riesci a crederci? Sono così confusa. Ho un'idea. Devo fare qualche acquisto online. Questo non va bene. Aspetta, ecco! Mi serve questa padella qui, se solo ci avessi pensato io. Sai che c'è? Sarà meglio studiare. Molto interessante. Voglio affidarmi alla sorte. No, non va bene. Ci deve essere qualcosa. Ma perché ci mette tanto? Ecco che arriva. Proviamola. Ci sono 4 sezioni, quindi posso cuocere 4 uova allo stesso tempo. Ma io ne ho solo 3. Non ci siamo. Quello mi serve. No, non posso, sarebbe scorretto. Ah, ma chi voglio prendere in giro? Ma sono sveglia, fermati, ladra! Shh, mi stai distraendo. Credo di aver fatto. Wow, guarda! Hai mai visto delle uova di questo colore? Sono così vivide!
Adesso devo solo cuocerle. Non ci vorrà molto. Che buon odore! Oh, ma dai! Uffa, uno è rovinato. E ora me ne rimane solo uno. Povera Emma. Ci deve essere qualcosa che posso fare. Ehi, ma guarda un po'. Sì, credo di sapere come fare. Mi serve la mia torcia. Sarà fantastico. Ragazze, guardate. Eh? Ah! Nascondiamoci! Ha funzionato, devo agire in fretta. Un vero uovo di drago. Lo darò a Emma. Se n'è andato! Lo vedi da qualche parte? Aspetta, e queste da dove vengono? Che figata! Che paura! Wow, posso averne uno, ti prego! Non so. Aspetta, prima voglio aprirlo. Ma non voglio rovinare il tuo orlo. Farò molta attenzione nell'inciderlo. È venuto benissimo! Tieni, Eva! Wow, grazie! È buonissimo! Assaggerò pure io. Avevi ragione, è veramente buono! Potrei mangiarle tutti i giorni! Oh, ma come sono carine! Ma ora vi devo dare il mio giudizio! Quelle uova sono ok, credo! Emma, fammi vedere! Wow, ma guarda un po'! Le uova di drago sono una vera rarità! Emma vince! Sul serio? Ottimo lavoro! Ehi, amica, quanto tempo che non ci vediamo, pronta per giocare! Speriamo siate delle brave cuoche, ma prima scegliamo i giocatori! Oh, non so se questo mi piace! Lei invece? O forse lei è una scelta migliore? Questa mi piace! E ora devo scegliere l'outfit! Questa no! Wow, interessante! Un po' intenso! Ehi, quella è una corona! Ora sì che si ragiona! Scommetto che posso fare meglio di così! Ecco, vedi? Aspetta, ma è la stessa che ho io! Non è giusto! E ora scelgo lo stesso outfit! È ridicolo! Aspetta, chi è? Non è quella che ho scelto! Smetti di ridere, Emma! Ah, che schiappa! Pronte per la prossima cooking challenge? Povera versus ricca è il nome del gioco! Di solito salto la colazione, ma aspetta! Tu puoi aiutarmi, gallinella? Mi serve solo un piccolo uovo, ok? Ecco, rilassati qui sul mio piatto! Sì! Oddio, quanto è sporca questa gallina! Che schifo! E dai, sbrigati! Non sta succedendo niente lì sotto! Ah, spingi un altro po', e dai! Concentrati, respira, dai! Non sta tanto bene, eh? Sbrigati, mi sto giudicando! Ah, spingi! Forza, deponi questo uovo! Forza! Ah, ha funzionato! Ma ancora non è mica finito il mio lavoro! Mi serve questo bel panino qui! Per prima cosa lo metto sul piatto e lo taglio a metà! Lo taglio facendo attenzione così! Ta-da! Poi ci metto dentro il prosciutto! Poi l'uovo! E poi del formaggio! Poi lo copro con un po' di alluminio! Copro bene tutto quanto! Ok, ora vediamo un attimo! So cosa usare! In realtà, ripensandoci... Ehi, è questo! Ancora non ci siamo! Ehi! Oh sì, ora sì che si ragiona! Così posso riscaldare questo ben di Dio! Ci vogliono giusto 2 minuti! È normale che faccia così! Sicuramente ha un odore buonissimo, devo proteggermi! Ecco! E ora la grande rivelazione! Non sembra delizioso! E? Oh, proprio questo volevamo vedere, gente! Non è incredibile? Troppo buono, forse per mangiarselo? Che ne pensi? Ah! Ok, ci sono! Vieni! Ascolta attentamente! E ora vai! Ecco, visto? Che mi frega! Comunque, questo panino è spaziale! Ecco l'uovo di quaglia! Grazie! È davvero perfetto! E ora puoi andare! Devo lavorare un sacco! Iniziamo! Boom, baby!
Senti questo sfrigolio? E che odorino! È ora di girare, facile! Perfetto! Non sapevo di avere questo talento! E non dimentichiamo il condimento! Sono fiera di me! Quale è venuto meglio? La suspense ci sta uccidendo! E? Il mio panino ha vinto! Sì, sapevo che ce l'avrei fatta! Buon appetito a me! Bene, dopo che facciamo? Oh, questa è difficile, Ma dove è andata? Cosa? Che strano! Sono determinata, devo vincere! Allora non dispiacerà se prendo queste, no? Scusate! Formaggio! Provolone! Ok, sono tornata! Dovevo solo fare un po' di spesa! Ok! Che tipa! E ora vediamo cosa posso fare qui! Per prima cosa il formaggio! Aspetto finché non si scioglie tutto! Poi ci faccio rotolare sopra questo wurstel come se fosse una coperta! Wow, sembra buonissimo, vero? Ah, ma non ho ancora finito! Un bel tuffo! Guarda questo ben di Dio formaggioso! Fatto! E vai, ho finito! E tu? Ah, non la lascerò mai vincere! Beh, come potete vedere, prendete la carne e... Aspetta, facciamo una pausa! Ehi, chef, vieni un secondo con me, grazie! Siediti qui! Ok, puoi renderlo commestibile! Ok, non è facilissimo! Niente che un buon condimento possa risolvere! Un po' di spruzzate... Ed ecco un buon pasto! Sembra buono, non è vero? E questo è per il tuo servizio! Un piacere fare affari con te! Quale wurstel preferiresti? In questo round può esserci solo un vincitore! Sì! Prendi questo! Il mio regno è incontrastato! Speriamo questa sia facile! Qualcosa di dolce? Oh sì! I dolci sono il mio forte! E ho gli ingredienti perfetti! Guarda che scintillio! Ma deve essere un po' più piccolo! Cosa che possiamo assolutamente fare, giusto? Ti piace quello che vedi? Uffa, io non ho niente che assomiglia a un gioiello! Oh! Ecco i glitter! E ora le codette! Verrà incredibile! Codette e glitter, ciao! Cosa si può sperare di più? Ora sono ben mescolati! E ora un bel bagno! E c'è davvero da divertirsi! Due girate dovrebbero bastare! Guarda come entra bene! Questo sì che è super divertente! Guarda! E poi l'oro è il mio colore preferito! Questo lo considero un successo! È impossibile che io non vinca questo round! Non sei d'accordo? Non è per niente giusto! Ho sicuramente qualcosa in borsa! Pretzel! Che idea che mi è venuta! Sono tutti rotti! E ora? In realtà è ora di pensare fuori dagli schemi! O dal pacchetto! Sì, il pacchetto di marshmallow! Per prima cosa infilzalo con un bastoncino! Poi intingelo in della cioccolata sciolta! Una volta fatto, mettici ai lati i pretzel rotti! E aggiungi un paio di caramelle a forma di occhi! Non sono carinissimi? Quasi non voglio mangiarli! Prendi questo! Mamma mia, che aggressività! Ok, lasciamo che decida il giudice! Bene, giudice, che dici? Sì! Aspetta un attimo, abbiamo vinto entrambe! Ehi, una vittoria è sempre una vittoria! E ora? Un panino! Beh, quanto può essere difficile! Signora? Qui, perfetto! E ora? Ottimo! Come ho fatto ad avere tutta quella roba? Non se ne accorgerebbe se sparisse qualcosa! Visto? Devo sbrigarmi! Basta! Ehi! Che c'è? Non ho fatto niente! Metti giù il panino, ok? E ora vai! Ok,
Ok, ora sono a posto. Ora posso davvero mettermi al lavoro. Per prima cosa il pane. Devo fare una bella fetta per iniziare. E questa è perfetta. Per prima cosa un po' di formaggio spalmabile. Poi il gamberetto. Non è divino? Dai, che dire! Sono bellissimi! Sì? Ok, è ora di preparare un piatto da leccarsi i baffi. Per prima cosa mettiamo la crema dolce. Poi mettiamo le fragole. Facendo molta attenzione! Belle! E non dimentichiamo la panna? Gnam! E ora il pane. Meglio tagliarlo a metà, così si mangia più facilmente. Un panino a torta, buonissimo! Visto? Ora sì che si ragiona! E per un tocco speciale, un po' di luccichio, ovviamente! È venuto benissimo, vero? Wow, il piatto è servito! Meglio che io vinca questo round, baby! Mi spiace per te! Stavolta è mia la vittoria, ma solo il giudice può decidere chi vince! Sì, lo sapevo! E il panino dolce vince questo round! Woohoo! Ok, niente tristezza, eh? Andiamo a prenderci un gelato! Questa challenge ti ha fatto venire appetito? Beh, come biasimarti! Non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici!